in collaborazione con Dental City, studio dentistico specialistico, e CityMed, poliambulatorio specialistico, via Mainini 79, Monte Cassiano. Football House, materiali e attrezzature per lo sport, casette Verdini di Pollenza. Moplan Arredamenti, progettiamo insieme a te, Castelplanio, Ancona. Laser Ufficio, via Cupa Madonna di Varano 8, Recanati. L'autonoleggio Alidama è il leader nel settore del noleggio a breve e lungo termine. La nostra flotta è costituita da utilitarie medie e alta gamma per aziende, privati e professionisti. Inoltre disponiamo di van, minivan, furgoni, furgoni frigo e pulmini 9 posti. Autonoleggio Alidama, qualità e assistenza nell'autonoleggio. Siamo pronti? Partiamo! Buonasera e bentrovati amici telespettatori con l'ennesimo appuntamento stagionale delle Marche nel pallone, tempi supplementari, la trasmissione che tutti i lunedì sera dedichiamo alla promozione. Oggi abbiamo qui con noi gli amici dell'Aurora Treia, squadra che si è salvata. Salutiamo il capitano Andrea Verdicchio. Ciao, piacere e grazie per l'invito. E salutiamo il portiere Fabio Carteghini. Salve, salve, buonasera. Allora Andrea, Aurora Treia che si è salvata, è stata una stagione diciamo con diversi alti e bassi, eravate partiti abbastanza bene, una squadra di caratura secondo me per la categoria, poi qualche infortunio, un cambio di allenatore e alla fine siete riusciti negli ultimi 90 minuti a centrare una salvezza molto sofferta, possiamo dire. Sì, effettivamente per come eravamo partiti potevamo aspettarci molto di più perché a fine girone d'andata eravamo lì in zona playoff. Poi purtroppo una serie di partite tra pareggi e sconfitte e per 12 partite non abbiamo centrato mai la vittoria, ci ha portato a ridosso dei playout. Per fortuna siamo riusciti a vincere quella che era la più importante e quindi a salvarci senza gli spareggi, perché comunque è sempre una lotteria. Fabio, che stagione avete vissuto? All'inizio mi ricordo anche vicino alle big, no? In un girone comunque difficilissimo, un girone che poteva avvicinarsi a un'eccellenza, no? Possiamo tranquillamente dire così perché Civitanovese, Maceratese, Atletico Ascoli, il Val di Chienti che poi ha vinto. Un grande inizio, soprattutto in casa dove avete fatto insomma la vostra fortuna. Poi c'è stato questo momento al centro della stagione che ha un po' scombussolato tutto, diciamo così. Sì, sì, sicuramente abbiamo fatto un giorno d'andata veramente, veramente sopra ogni aspettativa. Poi ecco, le squadre, via, facevamo un buon gioco, poi le squadre ci hanno cominciato a conoscere. Una stagione comunque positiva, no Andrea? Adesso andiamo sull'ultima giornata, salvezza che è arrivata contro la Maceratese in casa, 3 punti, eravate ingarbugliati nella zona play-out, siete riusciti a uscirne, è stata, concentriamoci su quella partita lì, è stata sì, una battaglia e alla fine una vittoria anche meritata, penso. Sì, no? Sì, è stata una battaglia, magari era sufficiente anche il pareggio poi alla fine con i conti alla mano, però la sicurezza ce l'avevamo solo con la vittoria, siamo riusciti a centrarla, secondo me anche con merito. Dall'altra parte la Maceratese ha fatto la partita perché assolutamente non si è tirata indietro. È ovvio che le motivazioni hanno fatto la differenza, perché quando da una parte hai i playoff in tasca e dall'altra invece devi salvarti con una vittoria, è normale che la differenza la faccia proprio questo, proprio le motivazioni. Una squadra molto quadrata, la vostra, con un attaccante capace di fare tanti gol, no? Possiamo dire. Sì, sì. Roman Czornopiszczuk, quanti ne ha fatti quest'anno? 18? Quest'anno 18, sì, ma non è il primo anno, anche l'anno scorso capocannoniere, l'anno prima lo stesso aveva fatto più di 10 gol, quindi è il nostro punto di forza.
È vero pure che dall'altra parte ha una squadra che lo mette in condizione di trovarsi. È una squadra che gioca un po' per lui, no? Ha giocato un po' per lui. Sì, sì, perché è normale, quando hai un finalizzatore come Roman devi cercarlo in tutti i modi, è normale. Fabio, invece per te è stata un po' la prima stagione da big, no? Possiamo dire, sei giovane, classe 95, categorie settore giovanile Tolentino, poi con la Recanatese. Quest'anno è stata un po' la prima occasione che penso di poter dire che hai preso bene e al volo, no? Una stagione positiva. Come l'hai vissuta? Sì, io è 3 anni che sono ritornato a Treia. Però è la prima stagione dove nella prima parte di campionato stavamo là insieme a Civitanovese, Maceratese, Val di Chienti, quindi un attimo, però bene, gioco per il mio paese dove sono cresciuto, quindi mi sono trovato subito, sai, come va, come non va, con i compagni, però ecco, quello che dico... Che cosa significa giocare per il tuo paese? Io sono stato a Recanati 3 anni e poi sono ritornato e beh, giocare per il mio paese dove sono cresciuto è qualcosa, via, una seconda pelle per me, quindi in allenamento, in partita uno dà sempre quel qualcosa in più che uno può dare, non dico che non si dà in altre parti o in altre circostanze, però sai... Quando giochi per il tuo paese, è il tuo paese, quindi... Andrea, a Treia ci sono due realtà che fanno la promozione, no? Sia l'Aurora Treia che Chiesa Nuova. Quanta rivalità c'è tra queste due realtà? Beh, la rivalità è tangibile, perché comunque il derby è da sempre, fin dalla prima categoria, è stato vissuto come la partita, quella partita che fa la differenza e che mette in ombra tutto un campionato, perché vincere il derby... è qualcosa di diverso rispetto a qualsiasi altra partita e sono contento che Chiesa Nuova si è salvata. Ieri ero a vedere la partita perché c'è la possibilità di giocare ancora un altro anno il derby d'andata e il derby di ritorno, lo dico con estrema sincerità. Tu sei di Treia e hai giocato sempre dall'inizio, no? Con l'Aurora Treia, sì. Tranne una piccola parentesi. Credo che possa essere una bella soddisfazione, no? Poter essere giocatore e capitano. Assolutamente, assolutamente. Poi quest'anno con Carnevali, che ha fatto un po' meno partite, ho ereditato la fascetta e per me era un sogno fin da piccolo. Prima quello di poter giocare in prima squadra, poi adesso anche di indossare la fascetta. Quindi è come ha detto Fabio, è un onore giocare per la squadra del tuo paese e ancora di più farlo da capitano. Allora, nel weekend ci sono stati, come hai menzionato, no, i play-off e i play-out. Partiamo dai play-off. Civitanovese che ha superato al termine una partita da batticuore, possiamo dire, 5-3 l'Azzurra Colli al termine dei supplementari, e Atletico Ascoli che invece ha battuto la Maceratese 2-1. Te l'aspettavi una finale Atletico Ascoli-Civitanovese? Beh, la classifica dice proprio questo, che le due squadre arrivate sopra poi alla fine hanno... staccato il pass per la finale. Come sempre non so scontati i risultati, perché l'Atletico Azzurra Colli è una squadra tosta, veramente quadrata, e che poteva veramente ribaltare la situazione. In effetti ha portato la Civitanovese fino ai tempi supplementari e quindi poi alla fine, come dicevamo prima, vince anche chi ha più fiato e più benzina. Magari in questo la Civitanovese ne ha un po' di più, facendo una specie di allenamento quasi professionistico. Dall'altra parte l'Atletico Ascoli con la Maceratese era una partita secondo me meno scontata dell'altra, perché comunque anche la Maceratese alla fine è riuscita ad arrivare ai play-off, però la differenza secondo me a quel punto l'ha fatta il collettivo e secondo me l'Atletico Ascoli ce n'ha qualcosa in più a livello con di un giocatore come Giovannini, no? Che obiettivamente sì, ha qualcosa in più. Ex professionista, cosa dire, quando abbiamo giocato contro è immarcabile, ha una rapidità eccezionale, tecnica. Contro questi giocatori che si fa? Si spara, si fa fallo continuamente? Come purtroppo, da difensore come ti comporti? Purtroppo contro un giocatore come Giovannini puoi fare poco.
Poi nella partita specifica a casa loro, da diffidato e con diverse assenze, avevo le mani legate, quindi non abbiamo potuto fare niente. È stato bravo lui e brava tutta la squadra, perché poi da loro non c'è stata quasi partita, eravamo sotto di due dopo poco e la partita è stata chiusa fin da subito. E quindi con merito, lo dico, perché comunque sono arrivati secondi e l'hanno fatto con merito. Fabio, questa finalissima Atletico Ascoli Civitanovese, tu chi vedi favorito? Secondo me l'Atletico Ascoli la spunterà, perché nel collettivo come squadra secondo me è più forte. Anche il vantaggio di giocare in casa, no? Sì, sì, certo. Certo che al 120esimo gli basterà il pareggio, però è sempre 120 minuti, quindi uno non parte con il presupposto di dire sì, pareggio, poi stacco, via, vinco, ma secondo me è più forte, perché come collettivo, come annata, cioè a Civitanova c'è stato cambio su cambio d'allenatore, quindi secondo me la spunterà l'Atletico Ascoli. Vedendo anche i due 11, no? le due sì, formazioni, potrebbe essere una partita con tanti gol, perché sì, da una parte l'Atletico Ascoli è tutto votato all'attacco, sì, che sì, gioca sì, continuamente con questa formula, e dall'altra parte anche la Civitanovese, okay, sostanzialmente è la stessa cosa. Quindi io mi aspetto una partita non guardinga da parte di nessuna delle due squadre. Tu come la vedi? No, da questo punto di vista, una partita sicuramente da andare a vedere, perché ci sarà da divertirsi, questo non mancherà, però ripeto, come collettivo l'Atletico Ascoli è una grossa grossa squadra, dove anzi pensavo che la spuntava per la vittoria del campionato, invece Valdichienti si è dimostrata superiore. Sì. Allora, abbiamo parlato di Valdichienti. Noi sabato siamo andati al Del Conero di Ancona per seguire la finalissima del campionato di promozione, che metteva in palio fondamentalmente il titolo regionale tra Anconitana e Valdichienti. Hanno vinto gli ospiti 2-1. Noi andiamo a vedere il servizio. L'autonoleggio Alidama è il leader nel settore del noleggio a breve e lungo termine. La nostra flotta è costituita da utilitarie medie e alta gamma per aziende, privati e professionisti. Inoltre disponiamo di van, minivan, furgoni, furgoni frigo e pulmini 9 posti. Autonoleggio Alidama, qualità e assistenza nell'autonoleggio. Il Valdichienti vince il titolo regionale di promozione al Del Conero. Davanti a una discreta cornice di pubblico, la formazione di mister Gian Domenico supera 2-1 l'Anconitana di mister Nocera. A decidere la sfida è il gol di Lattanzi nel primo tempo, poi il pari di Iachetta nella ripresa e il decisivo 2-1 siglato da Bellesi. Una soddisfazione enorme per la società di patron Bordoni, capace nel giro di 5 anni di passare dalla seconda categoria a vincere in casa dell'Anconitana e proiettarsi alla prossima eccellenza, che i calzaturieri cercheranno di vivere da protagonisti. Andiamo alla cronaca della gara, giocata davanti a circa 1000 spettatori. Partono meglio i ragazzi allenati da Gian Domenico, che al 16esimo sfiorano il vantaggio con Salvatelli. L'esterno ha la palla buona, ma la sciupa da ottima posizione. I dorici non riescono ad entrare in partita e così gli ospiti passano meritatamente in vantaggio. Ci pensa Lattanzi a far partire una sassata dai 30 metri, pallone che beffa Lori al minuto numero 30. L'Anconitana non gioca un buon calcio e così il Valdichienti ha la chance del raddoppio al 40esimo. Castellano si presenta a tu per tu con Lori, ma si fa ipnotizzare. Si chiude il primo tempo con i dorici che in pratica non tirano mai in porta. Passiamo alla ripresa, quando l'ingresso di Iachetta spezza gli equilibri, al decimo assist del neo entrato per Zaldua, che sciupa da ottima posizione. Il gol sembra però essere nell'aria e infatti arriva al 20esimo, gran giocata personale di Iachetta che conclude a rete e realizza da dentro l'area. Il Valdichienti al 23esimo ha un'altra chance per andare in rete, ma anche in questa circostanza Castellano si fa ipnotizzare da Lori. Il gol vittoria arriva al 32esimo, schema perfetto su calcio di punizione, sfera che arriva a Castellano, conclusione respinta da Lori, ma è Bellesi il più lesto di tutti e gonfia la rete.
Al 38esimo altra ghiotta opportunità per il Val di Chienti. Castellano sfiora il tris, ma è ancora bravo Lori a respingere. Dopo 4 minuti di recupero termina con il trionfo del Val di Chienti, giornata storica per la società. Nel dopogara le interviste ai protagonisti. Siamo con Dino Rossi, Claudio Pazzarelli e Claudio Bordoni, che sono i tre vertici massimi di questo Val di Chienti Ponte. Oggi siamo nella sala stampa del Conero di Ancona ed è successo qualcosa di clamoroso, possiamo dire, Dino, no? Il Val di Chienti, titolo regionale, vittoria con l'Anconitana, un risultato straordinario. Sì, è successo qualcosa di grande, penso che siamo venuti qui al cospetto di una grandissima squadra, di una grandissima società, e abbiamo visto l'organizzazione che hanno avuto fuori e dentro il campo. Quindi è stata una sorta di Davide contro Golia, però abbiamo visto i ragazzi che volevano vincere questa partita a tutti i costi. È stato il coronamento, la ciliegina su una bellissima torta che abbiamo avuto quest'anno, insomma. Claudio, voi siete i tre protagonisti di questa realtà, no? Una realtà che è partita da zero, che oggi quest'anno ha vinto un campionato importantissimo, quello di promozione, con piazze come Ascoli, Macerata, Civitanova, ciliegina sulla torta, la vittoria anche qui ad Ancona, una società che sta crescendo e oggi è un po' un coronamento di un sogno, direi. Sì, è stata la ciliegia, una bella ciliegia per noi, impensata dall'inizio, ma bella da vivere tutto l'anno, meglio così non si poteva. Adesso arriva anche il difficile per confermarsi in eccellenza, no? No, perché? Non è difficile per noi, noi siamo abbastanza incoscienti e pazzi, di divertirci e fare una cosa come sempre, con le arrabbiature, con le gioie, con tutto quanto. E vedremo, fra 10 giorni si comincia a pensare per l'anno che verrà. Marco Pazzarelli è un'altra colonna di questa società, no? Un uomo di calcio di lunga data. Te l'aspettavi quando avete iniziato diversi anni fa di coronare, insomma, una serata di questo livello? No, era un sogno che uno magari che sta nel calcio pensa, no? Poi la vita mi ha imparato che i sogni si avverano, basta volerli, e noi piano piano abbiamo costruito questa vittoria. E io, che dicono sempre che sono un po', dico che non finisce qua, perché, come ha detto Claudio, ci piace, siamo un po' pazzi e quindi ci impegneremo anche l'altro anno a far bene, via. Avete fatto una partita perfetta tornando a oggi, no? Un avversario di fronte a voi fortissimo, con una panchina fortissima, avete giocato una prima mezz'ora super, il gol meritato, meritatissimo, occasione per il raddoppio di Castellano, nella ripresa una grandissima Anconitana che vi ha un po' travolto sotto l'aspetto fisico, direi, con l'ingresso di Iachetta soprattutto, però una vittoria meritata e che dimostra quanto questa squadra sia veramente forte, possiamo dirlo. Allora, sì, penso che abbiamo fatto una partita straordinaria. Come dall'inizio dell'anno, voglio fare ancora una volta gli elogi ai giocatori, ma al nostro allenatore, che ha fatto grande insieme alla società questa squadra. Questa squadra, come hai detto te, non ha giocatori a livello dell'Ancona, perché è normale che sia così. Però il mister è riuscito a costruire un gruppo fantastico. E penso che stasera abbiamo dato anche, adesso lezione è brutto, ma in mezzo al campo penso che si è vista più il Val di Chienti, il paesello, come dicono da noi, Val di Chienti, che l'Anconitana come gioco. Abbiamo giocato benissimo, abbiamo sofferto quei 10 minuti quando abbiamo preso il gol, però è fisiologico per una squadra di calcio che quando prende gol. Poi ci siamo rimessi a giocare, abbiamo sfiorato anche il 3-1 con Castellano, siamo arrivati 2 o 3 volte davanti alla porta, quindi penso che la vittoria è meritatissima. Logicamente l'Ancona per noi è un sogno, come hai detto prima, però i sogni non finiscono mai e noi continuiamo a sognare. In eccellenza cambieranno inevitabilmente tante cose, no? Un campionato che sarà più difficile, con un'organizzazione che dovrà crescere, con una squadra che dovrà essere all'altezza di questo torneo che sarà durissimo. È una società che però ha voglia comunque di crescere. Beh sì, come l'anno scorso eravamo in prima categoria e abbiamo vinto,
a fine campionato ci siamo rimboccati le maniche dicendo che una categoria in più è un impegno in più, è un'organizzazione in più. Quest'anno faremo la stessa cosa e fra la prossima settimana, come ha detto Claudio e Dino, ci mettiamo seduti. Possiamo dire che abbiamo riconfermato il mister Gian Domenico, che per noi è già il primo acquisto numero uno, e poi valuteremo insieme a lui i giocatori che saranno riconfermati, quello che dobbiamo vedere per l'anno prossimo. Vorrei far notare che anche oggi la squadra è stata fantastica, ma sono andate in gol Lattanzi, un ragazzo di Monte San Giusto, e aiutami Bellesi, un under di Monte San Giusto. Senza togliere niente, noi abbiamo fatto questa politica dall'inizio, solo giocatori del nostro settore giovanile, continueremo così, solo giocatori giovani del nostro settore giovanile, e questo per noi è un altro campionato vinto. Per noi, questo difficile per noi. Parlare di singoli, però sicuramente avrete nel mirino di ripartire da Badiali, direi. Badiali, l'abbiamo detto tutto l'anno, è un giocatore di altri categorie, e noi vorremmo che lui rimanga con noi, penso che rimarrà, ripeto, non abbiamo parlato, abbiamo parlato solo con il mister, però lui è stato bene con noi, noi siamo stati, e ripeto, è un giocatore di altri categorie. L'autonoleggio Alidama è il leader nel settore del noleggio a breve e lungo termine. La nostra flotta è costituita da utilitarie medie e alta gamma per aziende, privati e professionisti. Inoltre disponiamo di van, minivan, furgoni, furgoni frigo e pulmini 9 posti. Autonoleggio Alidama, qualità e assistenza nell'autonoleggio. Torniamo dunque in studio, abbiamo visto le immagini della vittoria del Val di Chienti 2-1 sull'Anconitana, un Val di Chienti, Andrea, che a mio avviso è la squadra, insomma, che ha fatto meglio in questa stagione, no? Una società organizzata, strutturata, con persone molto determinate, abbiamo visto anche l'intervista, insomma, con grande grinta già pensano al futuro. Vincere ad Ancona, per quanto questa coppa non era una cosa straordinaria, però è un risultato obiettivamente eccezionale, no? Sì, risultato eccezionale, anche se la partita secca, poi sappiamo che può succedere un po' di tutto. È vero che il Val di Chienti ha un organico, secondo me, da categorie superiori, ma anche uno staff da categorie superiori, perché i giocatori che hanno preso per vincere il campionato erano tutti giocatori esperti della categoria, che conoscevano la promozione, che hanno vinto la promozione, che quindi hanno saputo fare la differenza. Da quando sono passati in testa non hanno mai lasciato il vertice, e quindi con merito dico che hanno vinto il campionato. L'Anconitana non la conosco come giocatori, perché non è del nostro girone, ma so che hanno anche loro dei giocatori molto forti e di categorie superiori, e lo dimostra anche il fatto che hanno vinto il campionato con 10 punti di vantaggio sulla seconda, che è comunque una corazzata. Quindi, seconda, che è la Vigor Senigallia, ricordiamo, già finalista praticamente dei playoff, perché nel proprio girone, nel girone A, la Vigor Senigallia ha avuto un larghissimo margine sulla terza, e quindi non si disputano i playoff nel girone A. Vigor Senigallia che attende fondamentalmente la vincente tra Atletico Ascoli e Civitanovese. Fabio, ti volevo fare una domanda, tu che hai giocato anche a Recanati e hai fatto la Serie D. Allenarsi il pomeriggio rispetto ad allenarsi la sera, quanto incide in una stagione secondo te? No, vabbè, sicuramente è un conto allenarsi alle 2:30, alle 3, dove trovi quasi tutto, quasi sempre il sole, e allenarti alle 7:30, alle 8, dove arrivi d'inverno, che è freddo, piove, quindi sicuramente sull'arco della stagione incide. In effetti c'è apposta le categorie dove sicuramente in Serie D quasi tutti si possono permettere di allenarsi alle 2:30, e in promozione c'è chi lavora, quindi
uno trova difficoltà e nella stagione sicuramente incide molto. Ecco, l'impegno della promozione comunque è un impegno particolarmente robusto, direi, no? Perché è vero che chiaramente non parliamo di professionismo, ma parliamo di un impegno che vi vede coinvolti con 3-4 allenamenti più la partita. Quindi credo che abbinare il calcio alla vita quotidiana risulta essere sempre un po' faticoso, no? No, sicuramente è una categoria, soprattutto quest'anno che ecco, c'è stata Civitanovese e Maceratese, ancora più impegnativa rispetto ad altri anni. Certo che se uno fa 3-4 allenamenti a settimana più la partita, ad abbinarla alla vita quotidiana non è così facile, perché ecco, uno che fa 8 ore al lavoro, 4 ore del mattino, 4 ore del pomeriggio, se ti alleni il pomeriggio non puoi allenarti, se ti alleni la sera alle 7:30 vieni sempre... Vai a allenarti dopo 8 ore di lavoro. Però la passione è talmente tanta, sì, che chiaramente tutto si riesce a fare. Sì. Poi, prima il calcio, poi... E poi il resto. Certo. Andrea, invece, tornando al girone B, ieri ci sono stati i play-out, tra sabato e domenica, meglio, ci sono stati i play-out, retrocesso Camerino e Montalto. Te l'aspettavi di queste retrocessioni? Sì, diciamo di sì, perché la partita di Camerino... fin da subito avevo pensato che la Palmense potesse fare il colpaccio, perché ha dei buoni giocatori, mentre il Camerino veniva da un andamento, diciamo, negativo anche sotto l'aspetto tecnico, perché hanno cambiato più volte allenatore fino all'ultimo esonero di Ruffini. Quindi quando la situazione è già complicata a livello societario, poi dopo è difficile andare in campo e vincere. E dall'altra parte la Palmense invece è veramente, secondo me, non meritava la posizione in classifica per i giocatori che ha. E quella di Chiesanuova pure secondo me era abbastanza prevedibile, perché la differenza in campo si è fatta vedere anche ieri all'ultimi di Chiesanuova. Sono stato a vederla e il Montalto non è stato quasi mai pericoloso, se non in un paio di occasioni. Il Chiesanuova ha gestito bene la partita, ha trovato subito il gol con Di Francesco e poi ha amministrato, perché comunque aveva 2 risultati su 3 a proprio favore. Quindi io personalmente li avevo pronosticati in questo modo. Fabio, è presto per parlare di futuro, perché il campionato è finito da poco, però sicuramente state già pensando a cosa fare l'anno prossimo. Partiamo da te. Quali sono le tue ambizioni e certezze? Di certezze non c'è nulla, quindi staremo, prima ascoltiamo cosa ci dice la società, poi da lì ci muoviamo di conseguenza. Per te ci vorrebbe un altro anno, diciamo, da protagonista in promozione, possiamo dire così, no? Come no, magari con Treia, perché no? Poi il futuro è il campo che lo decide, quindi... Andrea, invece, vista il tuo curriculum, io penso che difficilmente l'anno prossimo andrai lontano da Treia. Sì, tutti gli anni a questa domanda rispondo sempre allo stesso modo. Ormai ho sempre giocato lì e per me l'obiettivo prima appunto era diventare un giocatore importante, poi adesso con la fascia da capitano, e da qui in avanti c'ho anche una sfida personale con Manolo Tartari per le presenze. A quanto sei arrivato? Di preciso non lo so, ma è sopra 300, Manolo dovrebbe stare intorno ai 350, quindi spero con un paio di stagioni di acciuffarlo e chissà anche sfondare quota 400 e poi vediamo. Invece la società, tu da capitano, diciamo, magari a questa domanda puoi già rispondere, avete già parlato, già si sa come si ripartirà, se si ripartirà dall'allenatore? In realtà no, non abbiamo ancora parlato. Io penso e spero che rimanga mister Travaglini, perché nelle ultime 5 partite ha fatto bene, ha fatto 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta, quindi se bisogna ripartire da un punto, questo è sicuramente un punto fermo. Però effettivamente ancora non abbiamo parlato, ci stiamo godendo il momento di questa salvezza che alla fine sembrava
un po' in discussione, quindi ne riparleremo al più presto. Di sicuro non sarà semplice trattenere un attaccante come Ciorno Pisciuk, no? Io immagino che sul mercato estivo ci saranno diverse squadre che in promozione gli faranno la corte, anche perché è un giocatore, a mio avviso, insomma, importantissimo in una categoria come la promozione, no? Riesce ad abbinare qualità, forza, anche velocità, vede la porta in maniera straordinaria, quindi dovrete a tutti i costi, non so, cercare di tenerlo con le catene. Sì, è ovvio che lo cercheranno, io spero e penso che possa rimanere, perché poi con Roman, oltre al rapporto da compagni di squadra, c'è il rapporto d'amicizia, e io personalmente gli ho sempre detto che bene come sta facendo a Treia è difficile che possa rifarlo, quindi quando ci sono queste annate buone è meglio tenertele strette e continuare, perché poi lui ha già cambiato una volta e ha visto che è complicato e difficile affermarsi anche fuori da casa tua. Però quello deciderà lui come sempre, perché non possiamo sicuramente trattenerlo e legarlo. Allora, noi siamo nelle battute finali di questa trasmissione, ringraziamo i nostri ospiti, partiamo da Fabio Carteghini, portiere all'Aurora Treia. Salve, grazie mille dell'invito. E al capitano della formazione treiese, Andrea Verdicchio. Grazie Andrea, è stato un piacere. A noi non resta che augurarvi una cordiale buona serata e arrivederci a lunedì prossimo. In collaborazione con Dental City, studio dentistico specialistico, e CityMed, poliambulatorio specialistico, via Mainini 79, Monte Cassiano. Football House, materiali e attrezzature per lo sport. Casette Verdini di Pollenza. Moplan Arredamenti. Progettiamo insieme a te. Castelplanio, Ancona. Laser Ufficio, via Cupa Madonna di Varano 8, Recanati. L'autonoleggio Alidama è il leader nel settore del noleggio a breve e lungo termine. La nostra flotta è costituita da utilitarie medie e alta gamma per aziende, privati e professionisti. Inoltre disponiamo di van, minivan, furgoni, furgoni frigo e pulmini 9 posti. Autonoleggio Alidama, qualità e assistenza nell'autonoleggio.